un appuntamento per riscoprire in qualche modo le origini e le radici della storia di Cuneo. Sì, Cuneo Medievale chiude l'anno culturale per la Fondazione CRC. Io penso che questa sia una mostra molto importante, quasi nessuno di Cuneo conosce quello che scopriremo in questa mostra nel nostro spazio innovazione, fatto poi con tanta innovazione. Quindi io penso che con la mostra che inauguriamo oggi veramente concludiamo un anno ricco di manifestazioni che per il 30° anno della Fondazione hanno portato a Cuneo anche la importante mostra San Francesco, dove abbiamo 5 pale d'altare che non sono mai uscite da Venezia. Tantissimi spettatori sono già venuti, oltre 6.000 persone in pochi giorni, ma sono convinto che anche questa mostra porterà tutti i cuneesi a capire cosa c'è sotto Cuneo. Noi siamo una società strumentale interamente partecipata da Fondazione CRC che ha lo scopo di realizzare progettualità che vengono in qualche modo individuate dalla Fondazione. In questo caso si è voluto valorizzare la parte storica medioevale della città di Cuneo attraverso un'esposizione che avrà 3 momenti, 3 step, e speriamo, e anzi siamo convinti, che soprattutto le scuole, soprattutto i cuneesi vorranno approfondire le origini della propria città e andare a scavare, ecco, diciamo, nella cultura cuneese, proprio per individuare quelle monumentalità che caratterizzano la nostra città. Questo allestimento è in realtà un percorso che noi proponiamo immersivo in una Cuneo medievale raccontata partendo dalla cronaca di Re Baccini, che è un cronista del 400 che ha narrato la storia di Cuneo dalle origini fino alla fine appunto del XV secolo. Partendo dagli spunti della sua cronaca, noi abbiamo cercato di collegare i siti da lui indicati collegarli ai ritrovamenti archeologici degli ultimi anni in città. E quindi in queste 3 puntate che noi abbiamo realizzato e che realizzeremo da qui fino a giugno, racconteremo qualche cosa delle chiese ritrovate, dei quartieri e dei personaggi. Quindi sarà un percorso a tappe, una serie a episodi che speriamo riesca ad avvincere e a dare spunti di riflessione a chi passa e va a visitarla.